Dopo il successo di Vacanze d'inverno, un nuovo film prodotto da Ermanno Donati e Luigi Carpentieri e diretto da Camillo Mastrocinque. Genitori in blue jeans. Tosse cardiaca, aorta dilatata. Accidenti a me quando ti ho fatto studiare medicina. Sono stufo di dover fare io a te delle paternali. Devi smettere di bere, di mangiare troppo, di fumare e di andare a letto a quest'ora. E poi mi faccio frate. Ecco la nonna, brava. Retino, la nonna. Tò, ecco! Starci e poi faccio un fantasma e stessa al bucaglia di sapere, di sapere! Sayonara. A 40 anni le scappatelle diventano un problema. Ci si può trovare di fronte a mille sorprese. Mogli, figlie, sorelle. Marisa! Papà! E qualche volta la legge. Tutto sta a trovare in questo giardino proibito, pieno di tentazioni, il momento buono e l'occasione buona. Giri all'arco, per favore! Se ne vada, per favore, sono nuda! Naturalmente, come in tutte le cose di questo mondo, c'è a chi va sempre liscia e chi è un po' meno fortunato. Buonasera, sorella. Prego, si accomodi. Posso offrirle qualcosa, un whisky, un benedettino. Ho domandato come stanno le bambine. Sono buone? Buonissime, mamma. Due angioletti. La vita comincia a 40 anni, ma i guai non finiscono a 40 anni. Ti è entrato il fischio in casa e con quello non si scherza, sa. Guarda, lo spinnonno mio dovette emigrare nel Venezuela per il fischio. La povera nonna mia Grimilde, povera vecchia, 70 anni, rovinata col fischio. Un fratello mio, vedessi com'è ridotto, col fischio pure lui. Insomma, quando c'è il fischio dentro casa è la rovina, capito? No, il fischio chi è? Il fischio? Il fisco! Genitori, vergognatevi! Minorenni, vendicatevi! A letto senza cena, mandateci papà. Peppino De Filippo, Ugo Tognazzi, Silva Cosci, Alberto Talegalli, Franco Fabrizi, Mario Carotenuto, Scilla Gabel, Katia Caro, Irene Tun, Hélène Chanel, Corrado Pani, Lin Shou, Tiberio Murgia, Giuseppe Porelli, Lidia Martora, Lia Zoppelli. Genitori in blue jeans. Un film prodotto da Ermanno Donati e Luigi Carpentieri. Diretto da Camillo Mastrocinque. Prossimamente su questo schermo, presentato dalla Unidis.